Eccomi qui, finalmente fermo. È tanto che sono lontano da casa e che non ti scrivo. Sai come sono fatto. Non deve essere facile pensarmi così lontano, lo so, me ne rendo conto. Ma non ti preoccupare, mi sto godendo un paradiso come mi hai detto di fare. Un bel paradiso di rocce circondato d'acqua. Tante rocce. Ma è anche un posto che mi rende libero. Libero di essere me stesso. E non ti preoccupare, non sono circondato da animali pericolosi. Rocce e acqua, appunto. Tanta acqua. Un oceano di acqua. Le mie giornate sono meravigliose. Proprio di questo volevo parlarti. Ho trovato il mio giorno perfetto, come mi hai detto di fare. Una barca, quattro amici e un oceano tutto per noi. Ci siamo preparati. Eravamo pronti. E così è iniziato. Mi ha chiesto di saper aspettare, di imparare dall'attesa, mi diceva. Questo paradiso mi ha insegnato anche questo. Come sai, l'attesa da queste parti porta sempre nuove sorprese. E quando arrivano, tutto cambia. La concentrazione, i movimenti ripetuti. Ripassiamo ogni regola. Poi il blu. Poi loro. Prendono le distanze, sospettosi, timorosi, non conoscono il rumore delle bolle. Testano le nostre reazioni. Poi, vinti dalla loro insaziabile curiosità, si avvicinano. E inizia la danza.
mi ha chiesto di affrontare le mie paure, di trovare ordine e caos. Mi ha chiesto di circondarmi di energie positive, di godermi i momenti. Mi ha chiesto di perdermi in un oceano di vita, nutrire gli spiriti buoni, sentirmi libero, trovare le risposte giuste. Qui, nel silenzio del profondo blu, e con loro accanto, l'ho fatto. Ho fatto tutto quello che mi ha chiesto. Quattro grandi amici, una barca, un oceano e squali con cui danzare. Le emozioni nate quel giorno non moriranno mai. Cara mamma, spero tu abbia capito quanto veramente io sia felice e fiero di me. Ti mando un amore senza fine e tutta la gioia che mi hai aiutato a trovare. Stefano.